Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi unboxing in collaborazione con il sito Craspyra. Ovviamente in questi giorni sto registrando tantissimi contenuti per il canale, restate sintonizzati perché arriveranno, oltre ai video in collaborazione, arriveranno anche i tutorial di berline. Quindi attivate la campanella e iscrivetevi al canale. Adesso, come vi dicevo prima, vi mostro cosa ho scelto in collaborazione con il sito Craspyra. Ho scelto esattamente 5 prodotti davvero interessanti e in descrizione vi lascio anche il codice sconto che l'azienda ha riservato per i miei iscritti, che è Miss Giulia, scritto appunto con 2 A, 10, per avere appunto il 10% di sconto sull'intero importo dell'ordine. Adesso vi mostro le cosine. Allora, i primi due prodotti sono incartati, sono all'interno di questo cartoncino. Sono ovviamente delle fustelle e quindi le hanno inserite nel cartoncino proprio per proteggerle. Allora, questo è il primo kit, questo è appunto il codice del prodotto. Questi sono interessanti per chi magari realizza dei mercatini e ha bisogno di realizzare dei cartoncini per andare appunto a fissare le nostre creazioni per poi poterle esporre e venderle. E quindi ci sono queste tre tipologie di fustelle davvero molto carine. Ed eccole qui, sono tre dimensioni di fustelle con forme diverse l'una dall'altra e queste qui sul sito c'è la dimostrazione per poterle appunto utilizzare. Ecco qui, per la vendita appunto di accessori per capelli, sono davvero molto molto carine. Poi ovviamente possiamo realizzarle del tipo di cartoncino che vogliamo, possiamo abbellirle ulteriormente e sono davvero molto carine. Quindi, siccome io realizzo anche creazioni in resina, pensavo appunto di esporre le mollettine per capelli, quelle lì realizzate appunto in resina, con questi cartoncini realizzati appunto con queste fustelle. Quindi questo è il primo prodotto che ho scelto e vi dimostro nuovamente il codice del prodotto. Ovviamente inserirò in descrizione di questo video anche tutti i link utili per chi fosse interessato appunto a acquistare queste fustelline o altri prodotti. Poi ho scelto questa seconda tipologia di fustella, questo è il codice. Ed è davvero molto carina questa fustella perché consente di realizzare dei cupcake davvero carinissimi. Adesso ve li mostro. Ed eccole qua, si presentano in questo modo le fustelle, sono davvero tante, per realizzare sei tipologie di cupcake diversi. Adesso ve li mostro anche sul cartoncino così. Ed eccole qua. Queste sono le prime tre versioni di cupcake e queste sono le altre tre versioni. Questa con l'unicorno, con gli occhietti dolciotti, è carinissima. Poi ovviamente c'è anche il cupcake semplice con la ciliegina ed è carino carino. Poi ogni singolo cupcake, come vedete, vicino ci sono questi numeretti. E questi numeretti corrispondono alle fustelle, quindi per poter realizzare tipo l'unicorno occorre il 6, il 9, il 19, quindi poi si va qui sopra e si va a vedere a quale corrispondono questi numeri, tipo il 6 corrisponde a questo, il 9 corrisponde a quest'altro e così via, per poter realizzare tutti i vari elementi per poter realizzare il cupcake. Io ovviamente li andrò a togliere da queste bustine e andrò a numerare tutte le varie fustelle in modo da facilitarmi ogni volta quando vorrò appunto realizzare un cupcake. Io principalmente questi li vedo adatti per realizzare dei bigliettini come di compleanno, tipo un cartoncino con base neutra, un cupcake di questi realizzato e posizionato appunto a rilievo rispetto al cartoncino e poi una bella scritta tipo Happy Birthday o buon compleanno sempre fatta con una fustellina e lo trovo davvero grazioso per poter realizzare qualsiasi tipo di bigliettino, ecco, un po' scherzoso con questo cupcake adorabile. E voi cosa ne pensate? Ovviamente ve li mostro anche sul sito anche questi, aspettate che ecco qua. Guardate che carini. Sono davvero molto molto carini. Ve li mostro anche su un foglietto.
Sono proprio adorabili. E ovviamente vi lascerò anche il link di questo prodotto in descrizione. Poi ho scelto dal sito di Craspire due timbri per realizzare i sigilli in cera lacca. Ne ho scelte due tipologie, ed eccole qua. Già in passato avevo scelto dei sigilli, dei timbri per sigilli di cera lacca dal sito, però erano molto più grandi e ho visto che sul sito c'è la possibilità di prendere questi qui che hanno un diametro molto più piccolo e quindi di realizzare un sigillo in cera lacca piccino e grozzuoso, e quindi ho preferito prendere questi due invece di prendere un ennesimo sigillo in cera lacca grande, perché quelli già ne ho tantissimi, quella con la scritta Made with Love, con la lettera G, o anche quello lì con la scritta Thank you, insomma, diversi sigilli, e mi sembrava carino prendere anche questi qui piccoli per poterne realizzare tantissimi e poi poterli inserire sui cartoncini o anche i biglietti da visita, perché vengono davvero molto molto piccolini e carini. E quindi ho pensato di prendere questo qui, questo appunto è il codice del prodotto. Questa è la forma, appunto, la formina della zampina con il cuore centrale. E come vedete è piccolo, davvero molto molto piccolino rispetto a quelli che avevo preso appunto in passato. E poi ho scelto quest'altro, questo è sempre il codice del prodotto. Questo qui invece ha la particolarità di essere doppio. Su ogni lato del sigillo ci sono due disegni. Qui c'è la libellula, appunto a basso rilievo, e poi dall'altra parte c'è invece la farfalla. Davvero molto bello. Ovviamente questa tipologia di timbro per sigilli in cera lacca piccolino doppio costa un pochettino di più rispetto a questo qui singolo, però lo trovo davvero molto comodo e utile al limite. Con un sigillo abbiamo la possibilità di realizzare un sigillo appunto in cera lacca con la libellula e dall'altra parte invece un sigillo in cera lacca con la forma della farfallina e quindi anche ottimizzare gli spazi, visto che non so da voi, ma da me lo spazio per i vari hobby creativi è davvero molto poco perché pian piano sto riempiendo una casa. E quindi l'ho trovato davvero molto carino questa scelta di mettere appunto due forme diverse su un unico sigillo. Anzi, spero che Craspire ne metta altri in modo da poter prendere diversi sigilli con diverse forme. Ve li mostro anche questi sul sito. Aspettate, allora, questo è quello lì appunto doppio, dove c'è la libellula e la farfallina. Come vedete, la farfalla è uno spettacolo. Questa farfalla è davvero molto molto bella. Siccome nel mio bigliettino da visita ci sono diverse farfalline, io pensavo di realizzare questi piccoli sigilli in cera lacca e di metterlo al lato, a rilievo, in modo da abbellire ulteriormente il bigliettino da visita, oppure poterlo anche realizzare su delle piccole scatoline per andare a conservare o a spedire degli orecchini oppure un anello. Insomma, è piccolo, grazioso, ma secondo me fa la sua bella figura. E poi vi mostro anche quello con la zampina. Ed eccolo qua, quello con la zampina davvero molto carino. Siccome sto pensando di realizzare diversi portachiavi con proprio la zampina come forma principale, quindi ho pensato anche di prendere il sigillo in cera lacca con la forma appunto della zampina con questo cuoricino. Ovviamente poi il rilievo andrò a La parte quella lì a rilievo andrò a colorarla con sempre i pennarelli che avevo preso dal sito di Craspire, insomma, andrò a fare una bella decorazione. Niente, ve li dimostro di nuovo perché sono davvero molto molto belli e quindi ve li straconsiglio. Poi in ultimo vi mostro
l'ultimo prodotto che ho scelto dal sito di Craspire ed è un set di stampi in silicone per la resina epossidica. Questo è il codice del prodotto e questo è appunto per realizzare dei portachiavi davvero molto carini con la forma del pezzettino del puzzle. Ci sono esattamente tre tipologie di stampo, c'è il pezzettino di puzzle grande, ve lo metto in proporzione alla mia mano, che è davvero molto grande, al limite all'interno si possono inglobare anche delle piccole foto, infatti pensavo di inglobare una fotina all'interno. E poi nel set sono presenti anche gli anellini appunto per i portachiavi con la catenina e sono presenti anche, eccoli qua, gli anellini belli grandi. Come dicevo, l'anellino del portachiavi, vedete anche questo piccolo spezzone di catena. Poi l'altro stampo in dotazione di questo set è questo qui, davvero molto carino perché c'è sempre il pezzettino di puzzle più piccolo, ovviamente rispetto a questo qui che vi ho mostrato, vedete? E anche qui secondo me si può inserire una piccola foto oppure glitter, fiori secchi o quant'altro, qualsiasi cosa si voglia inserire all'interno della resina epossidica. E poi qui sotto c'è anche questo cuore dove centrale c'è proprio il pezzettino di puzzle, io credo che sia questo qui, credo, poi farò delle prove e vi dirò. Che sia proprio il pezzettino di puzzle, questo qua che va poi incastrato all'interno del cuore. Quindi, e niente, non vedo l'ora di sperimentare anche con questo per poter poi inglobare per la prima volta delle foto all'interno della resina, perché questo non l'ho mai fatto, quindi mi devo un attimo studiare. Che tipo di carta fotografica può andare bene all'interno della resina, se devo poi questa carta, devo poi isolarla, nel senso andarla a proteggere con qualcosa, un qualche film protettivo. Insomma, devo un attimo investigare, devo un attimo studiare bene il tutto perché non l'ho mai fatto, quindi è la mia primissima volta. Quindi se voi l'avete fatto e siete già siete già esperti in materia, scrivetemelo qua giù sotto nei commenti così da darmi qualche consiglio in merito, perché vorrei farlo per me, per realizzare un portachiavi per me e vorrei mettere appunto una foto all'interno, quindi non so come procedere, devo un attimo capire l'andazzo, ecco. E niente ragazzi, questi erano tutti i prodottini che io ho scelto appunto dal sito di Craspire. Sono 5 prodotti e niente, non vedo l'ora di utilizzarli e di mostrarvi appunto cosa sono riuscita a creare con questi prodottini, specialmente con le fustelline a forma di cupcake. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao, ciao a tutti!